Dal 27 al 29 maggio si sono svolte all'Aquila, nel Palazzo dell'Emiciclo, le 3 giornate Pedia Days, l'iniziativa di sensibilizzazione e di promozione alla salute rivolta alla popolazione pediatrica dai 0 ai 18 anni. L'iniziativa è coordinata dalla Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università degli Studi dell'Aquila. Ascoltiamo il professor Maurizio Del Vecchio. Pedia Days, 3 giorni di promozione della salute dei bambini e delle adolescenti, organizzata dall'Università degli Studi dell'Aquila, coordinata dalla Scuola di Specializzazione in Pediatria, ed è un evento che ha rivolto la sua attenzione a vari temi come alimentazione e stili di vita, igiene del cavo orale, nuove dipendenze e disturbi del sonno. Numeri, finalità, prospettive di questa iniziativa. Sì, abbiamo avuto questa iniziativa in questi 3 giorni, rivolta a tutti gli istituti primari delle scuole dell'Aquila e dintorni. Abbiamo avuto la partecipazione di circa 200 bambini nelle mattinate di ieri e di lunedì, in cui sono stati affrontati appunto dai colleghi della scuola di specializzazione, dai medici del reparto, queste tematiche. Ieri mattina c'è stata anche la partecipazione di una collega che è andata alla scuola di Paganica, dove hanno parlato di cyberbullismo con la collaborazione della Polizia Postale. Un'iniziativa che è stata molto gradita dalle scuole, dai dirigenti, ma anche da noi operatori che abbiamo portato avanti questa iniziativa. Oggi pomeriggio ci sarà l'ospedale dei pupazzi in collaborazione con il SISM presso l'emiciclo della Regione. Bella iniziativa, prima edizione, siamo fiduciosi per un'edizione successiva, più interessante, anche più partecipata assolutamente. È stata un'esperienza utile anche per i colleghi che per la prima volta affrontavano la gestione di gruppi di classi, perché avevano dei gruppetti di bambini di 10-20 alla volta, e quindi è stata un'esperienza anche formativa per il doversi interfacciare con un gruppetto che chiaramente era un gruppetto esigente e ricco di domande.